Il vaccino sicuramente rappresenta lo strumento per combattere questa pandemia, quindi vaccinarsi assolutamente, tutti devono vaccinarsi. Vacanze sì, ma a guardia alta. Nella prima estate con vaccino in progress si prevede un consistente aumento del flusso di persone. Anche dopo la vaccinazione, sebbene in percentuali drasticamente minori, è possibile venire contagiati e contagiare. Serve dunque maggiore consapevolezza circa tutti quei comportamenti irresponsabili che possono limitare i rischi. Intanto le tremme su cui ci soffermiamo, mani, igiene delle mani, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice lavare le mani, igienizzare le mani riduce significativamente, diciamo, il contrarre le infezioni. Mascherina, mi raccomando al chiuso, mantenere la mascherina anche all'aperto nel caso ci sia assembramento e poi metro di distanza, quindi le tremme ricordiamocele. Lei ha parlato delle tremme, ma ci sono anche le 3V, quali sono? Vaccino in primis, come abbiamo detto, viaggi e vacanze, perché siamo in estate, però dobbiamo garantirci assolutamente un'estate in sicurezza e vacanze in salute, tenendo conto di tutti quegli accorgimenti e di tutti quegli comportamenti, perché adesso molto dipende da noi. La regola di base è alimentare le difese delle vie respiratorie con sostanze adeguate, così da metterle nella condizione di reagire efficacemente agli attacchi batterici e virali, anche del Covid-19. Poi chiaramente l'alimentazione è importante, l'estate ci aiuta, frutta, ortaggi, verdure, pesce azzurro e in più alcuni micronutrienti, vitamina C, vitamina D, che comunque sono degli antiossidanti, aumentano le difese. Poi attività fisica all'aperto, grazie a Dio gli spazi, gli ampi spazi ci permettono di poter fare l'attività fisica. In più anche bisogna coltivare il benessere mentale, c'è stato un aumento del 12% degli ansiolitici, sono consigli assolutamente attuabili da tutti ma che possono essere utili per fare una cosa importante, la prevenzione.